Un baby boom che non si è mai verificato, nonostante l'encomiabile sforzo di dare una comodità in più alle 200 circa madri lavoratrici impiegate nell'amministrazione provinciale. E così da oggi il nido aziendale della provincia di Vicenza, situato presso Palazzo Folco, fiore all'occhiello di una politica attenta alle pari opportunità, apre le iscrizioni a tutti i bimbi del capoluogo, anche a quelli che non sono figli di dipendenti provinciali. Dopo 3 anni di lavoro e qualche mese di onorato servizio, infatti, al piccolissimo nido che conta 20 posti per bimbi da 3 mesi a 3 anni, mancano appello 7 piccoli candidati che ora l'ente di Palazzo Nievo spera di poter trovare in città. Sul piatto ci sono svariate attività e servizi, innanzitutto la centralità del nido, una retta mensile nella norma, 3 diversi tipi di orario, da quello parziale a quello prolungato, babysitter ad ore, laboratorio di psicomotricità, biblioteca itinerante e consulenze psicologiche e dietologiche. Tutto curato nei minimi dettagli, compreso lo staff educativo, circa 10 persone, tutte appartenenti alla cooperativa sociale LINTE, specializzata tra l'altro in sostegno e formazione per bambini disabili che nel caso, al micronido Peter Pan, troverebbero un ambiente pronto ad accoglierli. Soprattutto quello di incrementare il numero e soprattutto la cooperativa che gestisce cercherà di allargare anche l'orario di lavoro al sabato e anche allungare l'orario giornaliero in modo che se i lavoratori sono occupati per lungo tempo possono avere una sicurezza che i loro figli sono al sicuro. Scelto di riservarsi per il futuro, giusto per onorare l'origine tutta interna ed aziendale dell'iniziativa, è di 5 bimbi su 20 posti disponibili. Per tutto il resto, Peter Pan è ansioso di fare la conoscenza di nuovi cuccioli da educare.